Grazie per aver accettato il mio invito a cena questa sera. Era davvero il minimo che io potessi fare per ringraziarti. Lo so, non è molto, ma da quando mio marito è morto, è come se il mondo mi fosse crollato addosso. Di poter riavere il mio lavoro perché non voglio perdere mio figlio, è l'unica cosa che ho, mio figlio, è l'unica cosa che ho, l'unica. Allora, mi dica un po', di che si tratta? Difficile da dirsi. Dovrei tornare indietro di molti anni. Bene, allora torneremo indietro tanti anni. Quanti sono? Forse 25 o poco più. Un bel po' di tempo. Da dove vogliamo cominciare? Dottore, le capita mai di fare dei brutti sogni? Perché a me ultimamente capita di continuo. All'inizio del sogno c'è sempre un bambino. Un bambino che guarda dalla fessura della porta una donna che piange. E secondo lei questa donna che piange assomiglia a qualcuno? Sì, la conosco benissimo. È mia madre. Sì? Certo, Mary, vai pure. Io mi trattengo con il signore. A domani. Quindi, secondo lei, il bambino che immagina nei suoi sogni, chi sarebbe? Sono io. Secondo lei perché immagina che sua madre piange?
Mia mamma era una donna sola. Mio padre ci ha lasciati prematuramente, io ero molto piccola. Morì in un incidente. Lei subito dopo si ammalò di nervi. Non ce la faceva a mantenere me. Provava rifiuto per gli altri uomini. Per lei c'era solo mio padre. Fece fatica a rifarsi una vita. Anzi, non lo fece affatto. Ricordo però che aveva un amico. Una persona di cui si fidava, che le stava vicino nei momenti di sconforto. Io lo ricordo a malapena. Per lei cosa ha rappresentato questa persona? Ha rappresentato l'inizio della fine. Molto forte come affermazione. Mi dica, che sentimento lo smuove pensando a questa persona? Quale sentimento mi smuove questa persona? Odio. Ecco quale sentimento, dottore. Come avrebbe dovuto essere questa persona per piacerle? Avrei voluto che fosse un uomo per mia madre. Che si prendesse cura di lei e non che la usasse come una pezza da piedi. Cosa faceva esattamente questa persona a sua madre? Ha giocato con le sue debolezze. Sì, ma lei non mi sta dicendo chiaramente quello che pensa. Io non posso presupporre quello che lei mi dice. Allora, dottore, l'aiuto io a capire meglio. Novembre 1979. Era la prima volta che invitai a casa questa persona. Volevo essere ospitale con lui e dargli tutta la mia riconoscenza. Dopo cena però mi ha presa di spalle e mi ha sbattuta sul tavolo. Mi ha violentata. Non avevo la forza di reagire. Era come se non mi potessi opporre al suo volere. Restai lì. Lo feci finire. Ricordo che rimasi a piangere sul tavolo. Mi girai su di un fianco e rimasi con gli occhi sbarrati. Per ore. Inerme. Come se non riuscissi più a reagire. Fissavo il soffitto. E tenevo stretti in mano 20.000 lire, il prezzo per essermi umiliata. Mi sentii usata. È stata la prima volta che un uomo mi ha trattato come una puttana. Nel diario di sua madre, quello che legge? Sì, dottore. Questo è stato l'unico confidente di mia madre per 30 anni. Mi parli di lei, si descriva. Chi è Gabriele? Cosa c'è, dottore? Ad un tratto non le interessa più sapere cosa faceva questa persona a mia madre? No, non dico questo, ma... Ma forse le sta tornando alla memoria? Forse questa storia non le è del tutto nuova? Scusi, dottore? Mi scusi, non capisco cosa vuole alludere. Aiuto a lei, caro dottore! A lei, alla sua vita piena di menzogne e di sporchi giochetti. A lei che ha deturpato l'animo di chi le chiedeva aiuto. A lei che ha giurato di aiutare il prossimo. Adesso mi dica lei, chi è il dottor Mauro Zanardi? La prego, Gabriele, si calmi. Lei sicuramente mi sta confondendo con un'altra persona. Sei stato tu! Sei stato tu a pigliare mia madre! Tu a togliere la dignità! Sei stato tu la causa di tutti i nostri problemi! Sin da quando le hai detto che poteva affidarsi di te! Ed ora non ti fai scrupolo neanche di sfruttare quella povera ragazza, Michela! Stai usando anche lei per i tuoi sporchi giochetti! E va bene, sì, è vero! Vuoi che te lo dica? Per me le donne sono tutte puttane e nient'altro!
e le tratto come meglio mi pare e non devo certo rendere conto a te. E poi, se credi di intimorirmi e venire qua dopo 20 anni a parlare di una donna malata di mente, cioè tua madre, non mi interessa, me ne frego. E sai cosa ti voglio dire? Quando me la sbattevo, le godeva, gridava, però allo stesso tempo mi faceva anche compassione. E sai perché? Non sapeva fare bene nemmeno quello. E adesso, fuori! Vai, fuori di qua! Non ho più tempo da perdere con te! Vattene via, esci! Vai via! Fuori! Vai via! Corri! Esci! Fuori!